Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Niccolò Manica e in questo video voglio spiegarti esattamente come puoi utilizzare l'informazione per arrivare al successo. Abbiamo infatti oggi un ospite d'eccezione, mio socio e grande amico Luca Borreani. Ciao ragazzi, grazie mille Nicolò per avermi qua in questa intervista sul tuo canale YouTube e grazie a voi per essere qua e vederci. Ok, Luca. Abbiamo detto l'informazione, quindi cerchiamo di capire come poter trovare informazioni dal web o anche a livello offline può aiutare un imprenditore o anche una persona che oggi sta decidendo di lanciare un business, ha un'idea magari dentro un cassetto e deve capire come muoversi. Quanto è importante l'informazione e quanto è importante poter avere a disposizione uno strumento che ci dà delle indicazioni chiare. Allora, io ho sempre creduto, diciamo, dall'inizio della mia carriera digitale, Nicolò, che l'informazione fosse la chiave, perché, diciamo, parliamoci chiaro, siamo sempre un po' vissuti in quest'epoca in cui tutti dicevano, ok, se tu hai le informazioni, soprattutto nel mondo del trading, della finanza, se tu hai le informazioni, soprattutto le hai prima degli altri, ovviamente puoi prendere decisioni in maniera molto più veloce e di conseguenza ottenere risultati laddove magari la maggior parte della gente è ancora lì che si chiede cosa faccio, cosa non faccio, vado in una direzione piuttosto nell'altra. Basta pensare, adesso faccio un esempio super plateale, in modo tale che tutti lo sappiano. Basta pensare al Bitcoin. Quante persone negli ultimi 2 o 3 anni sono dette: caspita, avessi saputo del Bitcoin nel 2012, neanche senza parlare quando è stato creato, nel 2012, nel 2011, sarebbe stata tutta un'altra cosa, Ma avrei investito probabilmente anche subito. sapere oggi di qualcosa che avverrà domani, senza neanche fare esempi troppo indietro nel tempo. Esattamente, quindi ti dà sempre avere l'informazione giusta nel momento giusto, ti dà sempre la possibilità, uno, di poter prendere una decisione e due, di poter prendere quella decisione prima degli altri. Quindi, per quanto mi riguarda, diciamo, mi sono sempre avvalso di questa strategia. Inizialmente poteva essere solamente online, in un secondo momento, ovviamente, questo è diventato anche facendo networking e mastermind con persone dell'industria o delle industrie in cui oggi, insieme a Nicolò, abbiamo magari delle attività commerciali e dei business. In questo modo siamo sempre stati, diciamo, super degli insider, dei super insider dentro quello che facciamo, così da poter capire esattamente da chi magari già lo sta facendo o magari più avanti di noi che cosa sta funzionando in quel momento e così da prendere le nostre decisioni di Ti conseguenza. interrompo giusto per allora sottolineare due volte. Abbiamo detto informazione, ma giustamente come tu dici, l'informazione non è soltanto leggere un articolo, è anche io parlo con te, tu sai di più di qualcosa, ti chiedo delle cose, tu mi dici, io sto prendendo delle info da te, quindi l'informazione ovviamente è anche cercare di parlare con persone più esperte o comunque al nostro stesso livello, che magari però sanno qualcosa che noi non sappiamo. Captarlo, ingerirlo e poi riutilizzarlo a nostro vantaggio. Assolutamente sì. Un esempio, se posso, fu proprio questo sito, per esempio, che io andai a creare mi pare fosse 2011 o 2012, insomma, giù di lì. Ero ancora all'università, non avevo veramente idea di cosa fare, di quale business buttarmi. Diciamo, in quel momento lì ero stato coinvolto da degli amici in quello che è banalmente chiamato network marketing. Quindi Certo, ci siamo vendevo. passati Ci tutti, siamo più o meno. passati tutti. Poi ti eri unito, insomma, ho iniziato a fare ovviamente le prime chiamate ad amici, familiari. Però senza, diciamo, non so se sei pratico del network marketing, senza ottenere grossi risultati. Quello che capii in quel momento lì, che quando soprattutto, io, diciamo, sono sempre stato molto aggressivo quando affronto un business, cerco sempre di dire, ok, se in questo momento qua i migliori in Italia sono queste persone, io non mi faccio problemi, prendo, le contatto, le chiamo e mi metto in contatto con loro, per portare a collaborare con me, quindi nell'ambito del network marketing, coinvolgerle in quella che era la rete che stavo costruendo. Il problema qual è? Che ovviamente se io da signor nessuno, da ultimo arrivato, affrontavo una conversazione con qualcuno che era già invece molto avanti, che magari aveva delle reti da, parliamo di centinaia o migliaia o decine di migliaia di persone, magari in tutto il mondo, ecco, allora lì c'era un problema, perché chi era Luca Borreani per poter avere una conversazione interessante con queste persone, che magari appunto avevo appena cominciato, avevo nella mia rete un paio di amici. La chiave fu proprio quella di essere più informato di loro. Fu proprio in quegli anni lì che io divenni assolutamente un esperto per tutto quello che riguardavano le notizie per riguardanti il network marketing. Cioè, io sapevo sempre prima degli altri che cosa ogni azienda o ogni leader stesse facendo in giro per il mondo, ma non della mia azienda, di tutte le altre aziende. Questo mi permetteva di andare da un'azienda competitor. È un'azienda che banalmente non era la mia, che era vendeva altre tipologie di prodotti, quindi aveva un'altra rete, contattare i leader, parlare con quei leader e dirgli, durante la conversazione, io già sapevo prima di loro cosa quell'azienda avrebbe fatto o quello che i leader, che magari stavano anche sopra di loro, stavano facendo o come, diciamo, business parallelo piuttosto che come volumi o come tipologia di attività in quel momento. Anche perché uno dei segreti del networking è quello sempre di condividere dei consigli, delle strategie, delle info alla persona che abbiamo davanti. Se io vengo da te
E ovviamente magari sono anche, rimaniamo sul livello network marketing, sono molto più in giù nella struttura, ma io ti parlo già di strategie, ti do delle info che tu non hai, tu poi ti senti subito in dovere di dovermi restituire un determinato tipo di info, sia a livello politico, sia quindi di gentilezza, sia proprio per far capire che tu sei leader, quindi tu ne sai di più e quindi devo, diciamo, riportarti su un livello in cui io sono meglio di te e nel fare questo ti do magari il consiglio su. Ecco la strategia per iscrivere più persone, piuttosto che ecco come ho fatto io, ecco cosa dovresti fare tu. Esattamente, e questo mi ha portato molto velocemente a imparare direttamente dai migliori, proprio per lo stesso concetto che sta spiegando Nicolò, cioè dando io queste informazioni magari al leader che avevo davanti, il leader poi ovviamente un po' per millantarla, un po' per tirarsela, magari condivideva qualcosa di estremo valore con me e io ovviamente imparavo. Allora, una volta diciamo forte di queste competenze, di queste conoscenze, anche se ovviamente non è che stessi facendo chissà cosa, anzi penso che i miei guadagni all'epoca fossero rasenti lo zero, però ovviamente mi stavo iniziando a creare un personal branding, perché comunque ne sapevo. Allora cosa feci? Creai un sito che si chiamava all'epoca businessdacasanews.com, in cui banalmente le stesse informazioni che io avevo per me stesso le andavo a condividere in italiano, perché ovviamente sul mercato italiano mancava questo genere di informazione. Questo sito quindi nasce come sito centrato, diciamo, sul network marketing, notizie del network marketing, poi negli anni Notizie comunque, notizie, diciamo pure informazioni. informazioni, ovviamente non era periodico, nel senso potevano uscire 5 informazioni in una settimana e potevano uscirne 0 magari per un mese, anche perché comunque stavo studiando, non era la mia attività principale, era proprio diciamo un hobby. E da lì però diciamo, questo sito è iniziato a crescere, arrivando a fare decine di migliaia di persone oggi al mese, oggi non si chiama neanche più businessdacasanews.com, si chiama semplicemente Che trovate il businessdacasa.com. link qui sotto, ve l'ho messo nella descrizione, così che possiate subito cliccare e andarlo a vedere. Esatto, e negli anni si è evoluto, non parla più solamente di network marketing, ma adesso c'è un vero e proprio team che gestisce tutto quello che è la creazione di contenuti, si parla sia di network marketing, quindi magari informazioni che girano, news che girano nel mondo del network marketing, ma si parla moltissimo anche di e-commerce, di affiliate marketing e di trading, perché ovviamente sono tutte diciamo, dinamiche, o meglio dinamiche, business molto interessanti per chi vuole avviare il proprio business da casa. Diciamo Infatti, che sono legati tra loro dalla facilità, lo metto tra le virgolette perché nulla è facile, però sono business che tu volendo puoi avviare domani. Quindi parliamo di affiliate, parliamo di network marketing, parliamo di trading, è un qualcosa che qualcuno può appunto fare da casa, quindi business da casa. Se esatto. parliamo ovviamente di un'attività più complessa, come può essere anche l'apertura di un bar, è ovvio che si discosta molto da quello che è la linea editoriale del sito stesso, che appunto si chiama Magari si chiamerebbe businessdacasa.com. businessinstrada.com, per Potrebbe essere esempio. un'altra idea di business, eh? Magari ci stai guardando, puoi creare Se domani esiste il un'altra dominio, cosa. quello lì potrebbe essere, diventare il punto di riferimento. Infatti, Anche se business da strada, ora No, che ci in riferiamo. strada. Ah, In strada, ci avevo pensato, mentre lo stavo pensando poteva suonare male. E no, quello che banalmente come è andata poi, negli anni, se segui appunto Nicolò, magari sai, abbiamo avviato svariate aziende, quindi business da casa era diciamo un po' lasciato a se stesso, nel senso infatti se vai a fare un giro non è stato aggiornato magari per un anno, un anno e mezzo. Recentemente, quindi nel 2019, ci siamo resi conto che c'erano comunque decine di migliaia di visitatori al mese, quindi abbiamo detto, ok, Nico, questo business, è un sito, può essere molto interessante e soprattutto può dare veramente tanto valore sul mercato, perché questo genere di informazioni non ci sono e soprattutto non ci sono informazioni da chi effettivamente queste cose le ha fatte ottenendo risultati. Perché? Perché là fuori magari c'è un formatore che fa un corso su qualcosa che realmente non ha mai fatto, non c'è nessuno che magari ha avviato aziende se non al di fuori della formazione che fanno. Quindi quello che banalmente un po' di persone ci hanno chiesto e poi noi ci siamo ritrovati e ci siamo buttati sul discorso di business da casa è stato ok, creiamo un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono avviare il proprio business da casa, come spiegava Nicolò appunto, quindi tra le proprie mura domestiche, partendo con la propria PostePay senza aver bisogno magari di farsi un mutuo, decine di migliaia di euro di investimento, e avviare appunto un business. Quindi abbiamo preso quelle che sono le categorie che conosciamo meglio, perché dove noi oggi abbiamo creato almeno un'azienda in quel business, quindi parliamo di network marketing, affiliate e e-commerce, e abbiamo aggiunto la parte di trading che non siamo noi a seguire direttamente, in quanto ovviamente a parte qualche investimento personale non ci occupiamo di trading, ma dove abbiamo delle persone che sono invece specializzate in ambito trading e fanno anche volumi molto interessanti che coprono diciamo quegli argomenti lì. Recentemente abbiamo aggiunto anche una sezione dove si parla di influencer, in quanto comunque chiunque bene o male voglia lavorare da casa oggi ha sempre più bisogno di sviluppare un po' di quello che volgarmente possiamo chiamare personal Che brand. poi Quindi sì, quello lì si lega anche, noi abbiamo lanciato anche un'agenzia ovviamente di marketing, se tu utilizzi le strategie di marketing che possono valere per un'azienda, le fai su scala personale a livello di personal branding, vuoi diventare un influencer,
Allora sì, che utilizzando quelle strategie puoi, se messa in pratica in un determinato modo, arrivare a essere un influencer. Esatto. Quindi ovviamente una volta che puoi andare, vai su businessdacasa.com e inizi a leggere degli articoli sull'influencer, come fa diventare un influencer, come diciamo, migliorare quello che è il tuo seguito online, automaticamente poi puoi riportare quel seguito su quello appunto che può essere il tuo business network marketing, oppure se fai l'affiliate di un certo tipo dove magari utilizzi la faccia, ovviamente ti porta delle vendite, oppure se fai e-commerce puoi essere innanzitutto l'influencer di te stesso e poi ovviamente perlomeno conoscere come funziona il mercato degli influencer per poterli attrarre a promuovere il tuo business. Assolutamente, quindi business da casa nasce con un'idea chiara, usa l'informazione come abbiamo spiegato prima per avere E per successo avvantaggiarti. e per avvantaggiarti. E per fare questo abbiamo deciso con la linea editoriale di business da casa di darti un aiuto in più. Magari Luca ci spieghi un attimo quale sarà la direzione oggi di business da casa? Ok, Business da Casa, come dicevamo, un sito che era nato come un hobby, sta diventando sempre più una vera e propria azienda separata dai business che abbiamo sviluppato negli anni io e Nicolò. Appunto, in questo momento qua c'è un team di 6 persone che lavora tutti i giorni su Business da Casa per seguire sia la parte di contenuti, la parte di collaborazioni e lo sviluppo di un paio di prodotti molto molto interessanti. Quindi nei prossimi mesi e nei prossimi anni l'obiettivo di Business da Casa sarà quello di diventare in assoluto il punto di riferimento numero uno per migliaia di persone in Italia che vogliono avviare la propria attività da casa. La nostra mission è aiutare 100.000 persone ad arrivare a guadagnare almeno 5.000 euro al mese, tutti i singoli mesi, sul loro proprio conto corrente. E qua faccio un commento, e non sto parlando ovviamente perché non avendolo vissuto mi rendo conto che è molto, diciamo, come si dice, misleading in italiano, Fuorviante. fuorviante. Non voglio usare il termine passivamente. Perché? Perché il termine passivo è un termine che viene utilizzato da molti formatori piuttosto che molti scrittori, perché ovviamente attira le persone. Uno Certo. dice, parliamo di reddito passivo, tutti vorrebbero guadagnare senza fare Dal niente. divano di casa. Esatto, la realtà è che se anche tu banalmente hai delle case e le dai in affitto, quindi stiamo parlando praticamente di uno dei redditi passivi per eccellenza, avrai sempre l'inquilino che ha dei problemi, che non ti paga in tempo, che si rompe qualcosa, che vuole un cambio, che cambia l'inquilino. Quindi comunque un minimo di lavoro ci sarà sempre. Quindi per me quello che io poi definisco reddito passivo è il reddito dato da un'azienda dove magari hai 100, 200, 300, 500 dipendenti, dove tu sei solamente azionista e ricevi ogni anno quelli che possono essere dei dividendi, quindi banalmente possiedo delle azioni in varie aziende. Questa è la mia definizione di reddito passivo. Ovviamente avere un'azienda come può essere, o meglio un business nel network marketing o nell'affiliate, ovviamente ha la propria componente passiva, cioè non è che io ad azione ottengo risultato e quello è. Lavoro sempre in leva, quindi tutto quello che noi definiamo business da casa e tipologia di reddito non te la chiamo passivo, ma te lo chiamo guadagno in leva, ovvero io dedico 10 ore di lavoro, poi magari proprio perché ho impostato magari delle campagne pubblicitarie in affiliate, magari per le prossime 3 settimane, 1 mese, 2 mesi vado a guadagnare. Poi ovviamente quella campagna terminerà, dovrò lanciare un'altra, o se sono stato furbo ovviamente non lanciate nel frattempo. Quindi fantastico, grazie Luca di essere stato sul Grazie nostro Nico per avermi canale. coinvolto. E voi guardate Business da Casa, ovviamente utilizzate l'informazione che troverete su Business da Casa per avvantaggiarvi nel vostro business, leggete quelli che sono gli articoli, leggete le spiegazioni, leggete le interviste a tutti i leader di successo. Mi raccomando, mettete like a questo video se vi è piaciuto, lasciatemi un commento su cosa ne pensate dell'informazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!